Andiamo a mangiare? Bene. Contratta di recente mica Nakashima? Avete visto? Mi ha appena sghittato un corvo in testa. Wow, guardate che vista. Madre. Pa, 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 pa. Pronti? Via? Ciao a tutti, sono Sebastiano Serafini e... Kumiko! Andiamo a mangiare? Kyoha sushi zanmai to... Sushi mangiare! To... Tocho ni iku no. Andiamo al palazzo del governo di Shinjuku. Pronti? Dovete sapere che la nostra Kumiko è la prima volta che va a mangiare sushi a sushi zanmai. Beh, il menu già lo conoscete, penso, perché ormai veniamo spesso. Prendiamo lo shion. È arrivato il sushi. Lengawa, questo qua, è il preferito di Kumiko. Vi ricordate Kumiko che era disperata perché nel video del Chawanmushi erano venute delle bolle? Guardate che anche a sushi a zanmai ce l'hanno. Tadakimasu. Siamo pronti per mangiare. La nostra Kumiko mi ha detto, io gli ho detto, ma c'è l'ordine di mangiare i sushi? Sapete che ho fatto il video con l'ordine dei sushi? Lei mi fa, no, ma non ti preoccupare, mangiali come vuoi. Ormai non li rispetta più nessuno queste tradizioni. Guardate come tiene bene le chopstick la nostra Kumiko. Ha detto che è molto diverso da quello che ha cucinato lei per il nostro bed. Ma questi sushi vanno dedicati, vero? Ormai è tradizione. Ikka, tadakimasu. Eh? Dove? No, non ha funzionato perché sta chi la dedichi. Dai, questo è per te, Marco Togni, eh. Marco Togni. Prendiamo questo bel pezzo di salmone e lo dedichiamo a Andrea Secco. Yay. Ovviamente bisogna dare alla Kumiko il pezzo più buono. Però io sapete che non sono un gran fan del tonno. Adesso mangio il mio preferito. Anche Kumiko doveva cucinarcelo così il Chawanmushi, ma non le è venuto. Chissà come mai. Alla nostra Kumiko piacciono i sushi bianchi. Ecco qui un pezzo per Doni. Dedichiamo il prossimo pezzo di sushi per Mary B. Torna a fare video, per favore. Mary B, questo pezzo è per te. Tadakimasu. Guarda qua che Kumiko ti sta dedicando questo Funko Pop Italian, ti temi te? Funko? Funko? Pop Italian. Questo è per te. Questo è un pezzo di Ikura che non piace molto a Kumiko, ma a me piace tantissimo. Quindi questo non posso che dedicarlo a Lilletta. Grazie sempre per le intro. Tadakimasu. The Slab. Questo è per te. Per te. Per te. Per te. Sì. Io dedico questo pezzo a Stefano Piffer. Appena arrivato in Giappone Stefano Piffer, e lo vedrò presto, quindi non vedo l'ora. Questo è per te. Il prossimo la nostra Kumiko lo dedica a Caius. Caius. Caius 90. Caius 90. Vai. Sì, 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 sì. Non aveva capito che era il tuo nome. Però ringrazio anche Hakanai te commento sta hito. Gli ho detto che hai fatto il commento su Hakanai e gli ha fatto sorridere. Allora mangia questo pezzo di sushi per te. Kayuts. Ah, 12 ore mai ni il commento sta. Ok, già. Mi ha chiesto che cos'è, ma non è questo il suo nome? 12 ore fa. Flamigno, questo è per te. Lo mangio io perché Kumiko è piena, quindi ti mangio questo pezzettino per te, ok? Pronto Flamigno? Flamigno. Sì. Adesso ne mangiamo uno per il nostro Yari. Yari. Yari, dovete bere Yari Notame. L'ultimo pezzo di sushi è per te, dalla nostra Kumiko. Ok, che si prende il tacco. Ok. Il prossimo lo dedichiamo a Nanako-chan, che ha una domanda per Kumiko. Kondo no doga ni? Eto, dango do yatte tsukuru ka misete moratte ii desu ka? Dango. Tsukureru? Dango tsukuru no omotte ta kono aida. Honto ni? Tsukureru? Dango de sho? そんな難しい? 難しくない? できる? 串団子でしょ? Ok, Nanoko-chan, mi ha detto la nostra Kumiko che sa cucinare i dango, quindi nel prossimo video ti faremo un video dedicato, visto che ce l'hai chiesto nel commento. Allora questo pezzo non è per te, scusaci, ma ci sarà un video dedicato, quindi aspetta quello. Ok Melissa, mangiamo un pezzo di sushi per te, l'ultimo pezzo di sushi. Grazie sempre per i commenti, grazie a tutti, io li prendo un po' a caso. O devo prendere il telefono da subito, accidenti. Comunque nel prossimo video di sushi guarderò per bene a chi dedicarli, cioè nel senso scorrerò la lista dall'inizio. Quindi questo è l'ultimo pezzo di sushi. Melissa, ti becchi un bellissimo anago. Bello, ci hanno anche regalato gli adesivi di sushi zamma. Ciao Kumiko. Ciao. Come va? Bene. Dai, andiamo. We are on the run tonight. Do you know this song? Mm? Ski?
Conoscete la canzone On The Run? Se non la conoscete, trela. Mi fa ridere che ogni volta che attraverso una We are on the run tonight. Vedete, è un po' una moda. We are on the run music video, Mita? Mita. Ti ho chiesto se appena visto il video di On The Run e ho detto di sì. Questo è il pesce palla. Se non vi siete visti il video sul pesce palla, andatevelo a vedere, che sono stato a mangiarlo quando ero a Nara. Non vedo l'ora di tornare a Nara perché farò un altro shooting con quella marca e come si chiama? Quella marca che si chiama Bloody Mary. Vi lascio un po' di foto qua. Pa, 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 pa. Faccio uno shooting con loro, quindi a Osaka, poi vado anche a Kyoto e a Nara, così vi faccio vedere. Anche la nostra Kumiko di recente è andata a Nara. Stiamo per andare al karaoke, quello laggiù, Uta Hirova. Questo ve lo consiglio davvero, perché è il karaoke che costa di meno in assoluto. Perché di solito nei karaoke dovete prendere dei drink, invece in questo è l'unico dove non serve. E nei giorni della settimana, se l'estate sono un'ora, guardate, costa veramente poco. Se volete andare a fare il date all'internet o caffè, per 30 minuti sono 185. Se invece volete andare nei giorni della settimana dalle 8 alle 6 qui, costa solo 145 yen per 30 minuti. Lei non ci crede, ma andiamo a scoprirlo insieme. Kumiko Tajoso, sei brava a cantare? No! Sì, bravissima! Kumiko, tattemite se manocchio io quicco. Sore non nai. Ma utai nai, non tatte? Utai nai! Questo è tuo giusto già. Tante, ha dato papà di stessa già. Dovete sapere che lei canta sempre le canzoni nei miei demo. Demo itsumo utatte ryo, ne Kumiko? Utatte ryo? Da cara giusto già, ne? Nagare tara utaeru in janai? Ya, demo sa, sugoi baka ni shiteru jan. Dice che la prende in giro, ma non è vero, mi diverto sempre un sacco. Allora, qua dovete scrivere il nome, già con i cucchetti. Futari, tu, qua quante persone? Mezz'ora, e ok, in genere. Comunque guardate, con anche i drink è solo 145 yen, sta veramente poco. Adesso Kumiko canterà per noi. You're gonna sing for us, right? Bokuratachi no tame utatte kuremasu. Mmm, c'è un sapore molto dolce. Amai, dolce. Ci muoite yute? Dolce non sa che ho cascata. Ah, lei una volta mi aveva fatto una canzone che si intitolava Dolce, l'aveva scritta lei. Io me la ricordo ancora. Era una canzone veramente simpatica. Funny. Funny song. Me ne canti un pezzettino. Dolce kimi ni kamisama. Poi non mi ricordo altro. Kashiga sugoi omoshiro katta. Kimi ni ageru hana o tsukande. Na 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 na. Happy birthday. Hello kiss. Se trovo quella canzone ve ne metto un pezzettino qui, era tremenda. Ma non per colpa sua, anch'io non sapevo cantare. E vabbè, e siccome questo è un date, come vi ho detto, adesso io, per sedurre la nostra Kumiko, canterò per lei al karaoke. Quindi adesso mi sentirete cantare. Abbiamo solo 30 minuti, ma devo dare il meglio. Oh, Mika Nakashima? L'ho incontrata di recente, Mika Nakashima. Beh, comunque lei è molto... è simpatica, devo dire. Anche se è cambiata molto negli anni, sia come stile di musica che come tutto, però. Andiamo a prendere il drink. Ok. Ok, io prendo loro un... ciao. È bello perché praticamente con 1,10€ a testa per 30 secondi potete prendervi drink e anche cantare. Bene, ciao a tutti, siamo al karaoke. È costato pochissimo, 2,50€, con anche 3 drinks. Yasu! Yasu! Uta Hirova, saiko! E non stai neanche sponsorizzando il video. We have to go. Ha cantato molto la nostra Kumiko. Sei stanca? Un po'. È un po' stanca. Amaimo, dolce. Vuoi mangiare dolce? Amaimo no tabetai? Tabetai. Adesso allora la porto a mangiare qualcosa di dolce. Donuts? Donuts. Dobbiamo rimanere sempre nel nostro cheap date budget di oggi, che è di 2500 yen. Quindi adesso ne abbiamo spesi 2000 per il pranzo, 300 per il karaoke, abbiamo ancora 100 yen. Adesso prendiamo una ciambella per la nostra Kumiko. Ok, vai, prendiamo questa. Bene, 181 yen. Quindi abbiamo preso anche il dolce per Kumiko, che non so neanche che gusto è. Comunque siamo a Kabukicho, per chi ce lo chiede. Adesso ci spostiamo in zona Tocho. Tocho. Tocho.
all'ufficio del governo. Non lo so, questa frase di Villetta di 10.000 ce l'ho in testa ormai, eh. Avete visto? Mi ha appena schittato un carasso, un corvo in testa, ma l'ho schivato con grazia ed eleganza, che sono due delle mie, delle caratteristiche che mi contraddistinguono. Ok, se c'è un corvo che vuole colpire Kumiko, Kumiko è qui? No, solo a me colpiscono i corvi, non è... Quale nani a te no? Musica ste tabun, nishi shinjuku kara? Ah, questo è un progetto che l'ho sentito, che lo vogliono fare. No, quella è Nishi Shinjuku. Io vivevo là, vedete, in quel palazzo lì. No, in questo, scusa, in questo vivo lì. E comunque vogliono praticamente, adesso si potrà camminare da Nishi Shinjuku fino a Shinjuku Sanchome. Era ora, sarà per le Olimpiadi. Per le Olimpiadi sta cambiando tutto. Guardate come sta diventando moderno il Giappone. Bene, è stata una bella giornata? Sì? Sì. Sì? Sì. Giornata. Giornata. Bella giornata. Bella giornata. Oggi. Oggi. È stata? È stata. Una bella? Una bella. Giornata. Sapete qua che posto è questo? Sono venuto qui per fare i 3000 special tantissimo tempo fa. Se non vi siete visti il video, andatevelo a vedere. Scusate, continuo a rimandarvi altri video. Non andate, cioè, se non avete tempo. Però è che camminavo proprio qua e mi ricordo ancora che ero a 3000. Ero già super contento adesso di essere qua a 10.000, che per i numeri di YouTube è niente. Però se ci pensate... Sono 10.000 persone che si sono iscritte, hanno premuto ti seguo sul mio canale. Cioè a me fa piacere, cioè sono contentissimo. Poi io sono molto settoriale, quindi che comunque cioè vuol dire che ci sono almeno 10.000 persone a cui piace il Giappone. Perché non credo che a nessuno di voi non piaccia il Giappone se siete iscritti a questo canale. Credo. Cioè è un numero piccolo, però ti fa pensare che ci sono almeno 10.000 persone a cui piace il Giappone. Quindi io sono contento. Contento, felice, sono felice. Felice. Anch'io, yay! Siamo arrivati al Tocho, guardate com'è alto, guardate! Io ho anche ballato davanti al Tocho in uno dei miliardi di video che ho fatto. Guardate che bello! Kumiko ski? Yay! Kumiko ha detto che è bello. Oh mio Dio, uno dei due edifici è chiuso, per cui c'è una fila interminabile. Sonny! Ok, siamo arrivati a Shinjuku Tocho. Wow, guardate che vista. Chi è? Oh, questo è il parco, uno dei parchi di Shinjuku. E nani yatteru no minna? Minna hanami yatteru? Hanami da me. Oh, guardate, sono tutti a guardare i fiori di Sakura, anche se ormai sono finiti. Questa è l'altra torre. Vedete, sono due torri, anche se una, quella là è chiusa. Guardate, guardate quanto siamo in alto, siamo al 45esimo piano. È altissimo. Guardate che alto. Wow. Questo è il video Inception. Okay. Vabbè. E finisce qui la nostra giornata. Tanoshikatta? Otori yokatta. E vabbè, quindi ci vediamo domani alle 2. Ok, brava, ciao! Ciao.